Fabrizio Daido, l'allenatore del Bra. Allora, come sono andati questi giorni di allenamento questa settimana, che è la prima settimana in vista di una partita ufficiale? Ma bene, ci stiamo preparando bene, al netto dei due infortuni Dolce e Tettamanti, gli altri stanno tutti bene, quindi aspettiamo questa prima uscita così come primo esame per vedere come stiamo. Ai nostri microfoni eri già intervenuto in occasione del ritiro di Sestre, un po' di tempo è passato, come è migliorata e come è maturata la condizione della squadra in queste settimane? Ogni settimana che metti nelle gambe qualcosa in più, certi meccanismi si oliano, quindi nelle ultime uscite ho visto una squadra anche più brillante, che è riuscita a fare un calcio migliore, ma questo fa parte del percorso di tutte le squadre all'inizio dell'anno. Domenica, appunto, prima partita ufficiale, derby di Coppa Italia con la Prodonero. Che partita ti aspetti? Perché prima di tutto sarà un derby, in più cuneese, e la Prodonero che comunque ritorna nella categoria nazionale, quindi sicuramente carica di entusiasmo. Sicuramente sì, perché è una squadra che arriva da un percorso non indifferente lo scorso anno, e hanno approcciato al nuovo anno con una vittoria a Borgaro, quindi è una squadra sicuramente che starà bene dal punto di vista morale. È una squadra che ha giocatori che hanno fatto anche categorie superiori e che credo che vada affrontata col massimo impegno e la massima attenzione. Ci sarà una chiave di lettura particolare per la partita? Ti affidi alla grande energia che dovrà avere la squadra? Qual è secondo te la ricetta per provare ad andare al turno successivo? Ma queste partite qua bisogna, secondo me, avere l'intelligenza di dosare le energie, perché poi per noi è la prima partita ufficiale, quindi sicuramente come tutte le altre squadre non siamo al top della condizione, anche se stiamo crescendo, e quindi sarà una partita difficile, delicata, dove dovremo avere la capacità di saper fare una gara intelligente sotto tutti gli aspetti.